Allora, una bombola contiene idrogeno alla pressione di 5,0 per 10 alla 5 Pascal. Quindi non metto P0 più 1 perché vediamo poi la temperatura che ci dice. 5, scusate, quindi 5,0 per 10 alla quinta Pascal. Quando il gas si trova alla temperatura di 16 gradi, quindi allora possiamo mettere tranquillamente più 1 e più 1, perché vi ricordate lo 0 lo riserviamo per dire 0 gradi, quindi 16 gradi Celsius. Successivamente il manometro della bombola indica una pressione di 5,5, quindi la chiamiamo P2, 5,5 per 10 alla quinta sempre Pascal. Ci chiede qual è ora la temperatura del gas, quindi ovviamente il T2, ok? Beh, qui vedete, questo è il primo problema su che cosa? Non dice nulla, vedete, sul volume, quindi è a volume costante, pure perché è evidente, no? Il gas presente in quella bombola, quello è, aumenta la pressione, ma non... Invece una diminuzione di volume, quando vi ricordate stanno qui nei contenitori, solitamente cilindrici, con il pistone che si può sollevare o abbassare. Ok? Lì T2 è 5,5. 5,5, sì. Lo so che l'ho messo un po' alta sta virgola. Quindi 5,5. Quindi dicevo, qui è evidente che ciò che rimane costante è il volume. Quindi parliamo, vi ricordate, delle isocore. Quindi una trasformazione isocore. Richiamiamo almeno questa volta la formula, diciamo, che dovremmo usare. Vi ricordate? P1 uguale P0, 1 più alfa T1. Sembra, infatti, ma quello arrivava a dire. Questa qui è la formula espressa in gradi Celsius. Invece a noi conviene sempre usare quella in gradi Kelvin. Perché? Per poter usare quella relazione, che qui adesso vi risparmio tutta la dimostrazione perché l'ho registrata pure in tanti altri problemi, è P1 su T1 uguale P2 su T2. Va bene? E viene ricavata al solito sempre questa relazione, no? Scrivendo P2 uguale P0 alfa T2, dividendo membro a membro, vi ricordate qual era il vantaggio? Di evitarci di dover calcolare la pressione a 0 Celsius, ok? A 273 Kelvin. Quindi qua ci chiede la T2, possiamo ricavarla come formula inversa, perché vedete, dovevo portare questa qua sopra e questa, scusate, voglio cambiare colore. Praticamente la T pure passerà qua e la P passerà qua sotto. Vi ricordate come si ricavano le formule inverse? Quindi che viene? P2 che è già al posto giusto per T1 fratto P1. Vedete perché è come se dovessimo scambiare tra di loro T2 e P1 e quindi è questa. Chiaramente quando non commettete l'ingenuità di lasciare questo in gradi Celsius, quindi 273 più 16, quindi fa 9, 8, 289. 289 Kelvin. Va bene? Quindi, allora, quindi avendola portata in gradi Kelvin abbiamo adesso tutto, possiamo sostituire. Quindi abbiamo P2 5,5 per 10 alla quinta Pascal per T1 che abbiamo detto 289 Kelvin. Scusate se non si vede, ma insomma, beh, questo è uno. Allora, fatemelo aggiustare, no? 289 Kelvin fratto P1 che è 5,0, vabbè, 5 per 10 alla quinta Pascal. Andiamo a semplificare sia i Pascal ma anche quel 10 alla quinta, non vi pare? Quanto, scusami? 300? Allora, facciamo 318, va bene? 317,9 è tranquillamente approssimabile. Vediamo se ci troviamo. Beh, qua la riporto in gradi Celsius.
Chiaramente per riportarla dobbiamo fare meno 273, quindi qua ci viene 5, 11 meno 7, 4, 2 meno 2, 0, quindi 45 gradi. E per riportarli in gradi Celsius, no? Meno 273, avete visto qui ho fatto il più 273 per portare da Celsius a Kelvin. E qui ovviamente come il contrario, quindi meno. Ci viene 45 gradi, che sì, coincide anche con il risultato del libro.